Presentazione in grande stile questa mattina a Pescara del grande ciclismo targato Abruzzo. Si comincerà il 10 marzo con la Tirreno Adriatico, la tappa partirà dalla Cascata delle Marmore per arrivare a Bellante, poi sarà Giro d'Italia. Il 15 maggio arrivo sul Blockhaus, il riposo a Pescara e il 17 la partenza da Pescara, destinazione Iesi. Questa mattina a Pescara era presente il direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni, accolto dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. La Maiella con un arrivo in salita, forse uno dei più difficili del giro, il giorno di riposo e poi si ripartirà da Pescara. Abruzzo è grande protagonista in questa edizione della Corsa Rosa. Questo è l'elemento ulteriormente positivo perché significa stare almeno 3 giorni con la Corsa Rosa presente sul territorio e molto più tempo ancora, prima e dopo, come diciamo eco di promozione e di marketing, quindi è un momento molto importante per la visibilità del nostro territorio e va esattamente incontro alla nostra politica di rendere l'Abruzzo sempre più conosciuto, sempre più attrattivo e sempre più affascinante come destinazione turistica. Dottore Mauro Vegni, Abruzzo grande protagonista, uno degli arrivi più belli, più difficili, quello del Blockhaus, il giorno di riposo e si ripartirà da Pescara. Ma sicuramente sarà un momento importante del Giro d'Italia con una tappa avvincente e quindi probabilmente darà anche delle sentenze importanti per la classifica generale. Riposo e il giorno dopo partenza da Pescara, da Piazza Salotto, per tutti il percorso verso la Litorania e quindi uniremo montagna e mare. L'Abruzzo si sta abituando bene, lo scorso anno Campofelice con Bernal che ha preso la maglia e non l'ha lasciata più, quest'anno tappe fondamentali e in futuro? In futuro abbiamo tante cose e una regione come questa può dare di tutto perché puoi trovare montagna, puoi trovare la possibilità di fare delle tappe per velocisti, quindi sicuramente saranno tappe importanti come sono quelle di quest'anno, come è stata quella dell'anno scorso. Sindaco Giangiulli, Blockhaus, tappa chiave del Giro d'Italia. Assolutamente sì, siamo contentissimi dell'arrivo di tappa anche quest'anno al Blockhaus, che ripete un po' l'arrivo del 2017, e quest'anno per la prima volta la doppia scalata della Maiella, sia dal versante di Pretoro che da Rocca Morice, preannuncia senz'altro una tappa entusiasmante che scriverà la storia del Giro d'Italia. E dal Blockhaus il Giro Vieni Galvano ripartirà da Pescara, noi siamo in compagnia del sindaco Carlo Masci, non solo la partenza ma anche il giorno di riposo. Sì, questa è una cosa bellissima perché Pescara potrà mettersi in mostra come è giusto che faccia. Io ringrazio il presidente Marsilio che ha creduto in questa tappa di Pescara di partenza, ma perché sta investendo molto sul turismo legato allo sport e quindi il Giro d'Italia è la manifestazione più bella, più entusiasmante e più popolare che esista. Assessore Febbo, quanto è importante per l'Abruzzo questa 3 giorni di Giro d'Italia? Ma è importante perché un arrivo, una partenza, una sosta, 3 giorni, l'Abruzzo al centro dei media nazionali e internazionali. Noi abbiamo sempre creduto nel binomio turismo e sport, continuiamo su questo, uno sforzo importante anche in termini di risorse, ma ci crediamo e continuiamo a progettare anche per il futuro. Si partirà dalla Tirreno Adriatico. Sì, una bellissima anteprima di quello poi il Giro d'Italia, ma una grandissima caratura la Tirreno Adriatico già di suo con l'arrivo a Bellante. Noi siamo entusiasti di come il ciclismo e i grandi eventi dello sport stiano ormai prendendo l'Abruzzo come punto di riferimento, un'affidabilità costruita nel tempo, in particolar modo in questi ultimi 2 anni, quando nonostante le difficoltà legate alle misure contenitive del virus, l'Abruzzo si è dimostrato una regione affidabile nella costruzione e nella promozione dei grandi eventi, proprio per la ricaduta economico-sociale che portano e anche per pubblicizzare, per valorizzare il brand Abruzzo al di fuori dei confini nazionali e regionali. La Tirreno Adriatico anticiperà il Giro d'Italia, ma l'Abruzzo con Tirreno e Giro sarà grande protagonista e Bellante lo sarà con la Corsa dei Due Mari, sindaco. Questo è quello che ci auguriamo e siamo certi di poter dare questo all'Abruzzo. Noi quest'anno per la prima volta ci affacciamo a questa manifestazione come protagonisti. Abbiamo un arrivo di tappa che si annuncia molto molto interessante anche sotto il profilo sportivo. Pensiamo di stare dando già in questo momento, ma di poter dare il massimo affinché questo arrivo di tappa, che è l'unico in Abruzzo della Tirreno Adriatico,
possa essere ricordato come uno dei migliori in assoluto.